Fimi X8 Mini. Se partiamo così, però ragazzi, non ci siamo. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come ormai sapete, è imminente l'arrivo sul mercato del primo competitor del DJI Mini 1 o del Mini 2. Questo competitor è di casa Fimi e si chiama Fimi X8 Mini. Questo drone super chiacchierato, perché comunque sarebbe il primo drone con delle caratteristiche molto simili a quelle di casa DJI, perché come sapete siamo abituati a vedere droni sotto i 250 grammi con caratteristiche che non c'entrano assolutamente nulla con i prodotti di casa DJI, soprattutto dal punto di vista del comparto video. E ovviamente non solo, però il comparto video è la pecca maggiore nei droni sotto i 250 grammi che ci sono attualmente. Questo invece è il primo drone di un marchio, se vogliamo, low cost, anche se non è un low cost love, però è comunque un marchio low cost rispetto a quello che è il marchio DJI. Però questo drone deve ancora arrivare sul mercato e già inizia male la sua avventura. Perché inizia male la sua avventura? Perché se noi andiamo su Banggood, per esempio, e vogliamo prenotarlo, ed è prenotabile, e andiamo a vedere le caratteristiche tecniche, ci accorgiamo che quello che andiamo a prenotare su Banggood è un drone che pesa 258 grammi, cioè praticamente un drone inutile, perché DJI ha fatto storia con il Mini, perché è il primo drone che pesa meno di 250 grammi, quindi con tutti i vantaggi di un drone che pesa meno di 250 grammi. Mentre qui con Fimi, oggi, che è il 2 aprile, questo drone viene prenotato e venduto a 258 grammi. Sono solo pochi grammi che però fanno la differenza, perché fanno rientrare il Fimi Mini nella categoria di un Mavic Air 2. Quindi per poter utilizzare il Fimi Mini attualmente, ripeto attualmente, dobbiamo avere per forza anche il patentino, oltre alle limitazioni di volo, diciamo, imposte a questa categoria di droni. Però diciamo che la cosa più fastidiosa è l'obbligo di fare il patentino. Quindi a questo punto capite bene che è veramente inutile comprare il Fimi Mini. Però Fimi, nel sito ufficiale appunto di Fimi, ci fa vedere nella pagina del Mini come è possibile abbassare il peso di questo drone da 258 grammi e scendere sotto appunto i 250 grammi andando a sostituire le batterie, perché nella confezione abbiamo queste batterie definite standard che pesano 102 grammi, mentre optional ci sono delle batterie che pesano 86 grammi. Quindi capite bene che il peso scende drasticamente sotto i 250 grammi. Però non riesco a capire la scelta politica di Fimi. Se fai un drone che è al limite di peso per stare sotto i 250 grammi e per essere il competitor del DJI Mini, perché al lancio, cioè al lancio, mi lanci il prodotto che pesa di più di 250 grammi? Allora, io capisco che non in tutto il mondo esista, diciamo, questa categoria di droni. Quindi in Europa c'è questa categoria di droni, in America c'è questa categoria di droni, in altre parti del mondo non c'è. Però dove sta il creare un drone che comunque sta poco sopra i 250 grammi, ma se gli cambio la batteria sto sotto i 250 grammi? Quindi a questo punto la mia domanda è: Fimi, perché? Perché? Rispondimi Fimi, dammi una spiegazione, o ragazzi, qualcuno di voi mi spieghi il perché. Perché comunque il drone viene venduto con 30 minuti di autonomia con la batteria standard, però anche con la batteria Pro, questa batteria optional che ci abbassa il peso, viene venduto per 30 minuti. Quindi non è neanche un discorso di autonomia, non è che dici ok, se vogliamo avere più autonomia stiamo sopra i 250 grammi, se vogliamo avere meno autonomia possiamo andare sotto i 250 grammi. No, da quello che si capisce il minutaggio è lo stesso. La cosa che va a cambiare è che le batterie standard sono delle batterie agli ioni di litio, quindi le batterie più pesanti sono le batterie agli ioni di litio, cioè quelle come quelle che ha il Mavic Mini, mentre la versione Pro di queste batterie, cioè queste batterie alleggerite, sono delle batterie al lipo. Allora, e anche qua io mi domando, se DJI ha messo nei suoi droni, sia nel Mini 1 sia nel Mini 2, le batterie agli ioni di litio, ma ci sarà un perché? E è comunque rimasto sotto ai 250 grammi, mentre loro no. Se andiamo sopra i 250 grammi, batteria agli ioni di litio, se mettiamo batterie leggere, sono batterie lipo. Questo perché? Perché con le lipo hanno abbassato comunque i mini ampere, nel senso che abbiamo 2200 mini ampere con le lipo, mentre con le batterie agli ioni di litio abbiamo 2400 mini ampere.
Quindi questo avere meno capacità di miliampere probabilmente ha fatto sì che c'è stata la possibilità di diminuire anche il peso. Però tuttora, ragazzi, non capisco la scelta delle due batterie. Fai sto cavolo di FIMI X8 mini sotto i 250 grammi. Cosa serve farlo in una versione venduta con 8 grammi in più? Per poi, diciamo, obbligare ovviamente chi l'ha acquistato a comprare la batteria Pro, che va acquistata separatamente per scendere sotto il peso. E poi comunque è una spesa aggiuntiva a quello che è già, secondo me, un'altra pecca di questo FIMI Mini, il prezzo, perché attualmente è prenotabile su Banggood senza coupon sconto a 380 euro. E con il coupon sconto si può arrivare a 350-340 euro, una cosa del genere, almeno con il coupon sconto che ho visto io. Quindi vado ad acquistare un drone che costa 340 euro, che pesa di più di 250 grammi, di cui devo avere il patentino, quando mi compro il Mini 1, che è ancora disponibile, che è un drone paura comunque, perché ha comunque caratteristiche che sono eccezionali dal punto di vista del volo, della stabilità, della sicurezza, tutte cose che sul FIMI Mini sono ancora da provare. Dopo, il FIMI Mini ha delle caratteristiche sicuramente interessanti come l'Active Track, però per il resto è tutto da scoprire. E poi c'è anche il discorso frequenze, perché il DJI Mini prima versione comunque ha due frequenze, 2,4 e 5,8 GHz, quindi possiamo switchare noi manualmente, lasciare in automatico che switchi lui, quindi ci dà più possibilità di utilizzo in varie situazioni, perché come sapete è sì in modalità CE, però con doppia frequenza, mentre il FIMI Mini, se fa come faceva il suo fratello maggiore, in Europa rimane in 5,8 GHz, ma però cala di potenza come diciamo di regolamentazione, e questo abbassarsi di potenza che lo fa rientrare così nella normativa CE, però con il 5,8 con la frequenza abbassata è comunque un segnale non, secondo me, performante. Il 5,8 diventa un segnale, secondo me, strepitoso, usato in FCC. In CE è meglio ovviamente il 2,4, nettamente meglio. Poi in certe situazioni, ok, il 5,8 diventa buono perché ha meno interferenze, però non è un segnale forte in modalità CE. E qua con il Mini 1 abbiamo questa doppia possibilità di scegliere, lì ce n'è una sola, 5,8, e anche questo è un discorso che va, secondo me, preso in considerazione con la possibilità ancora oggi di acquistare il Mini 1. Quindi ragazzi, questo è solo un video per cercare di capire, scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate, se l'avete preordinato o meno. Io non l'ho ancora preordinato, perché questa cosa che devo preordinare un drone che pesa di più di 250 grammi per 8 grammi e me lo fa rientrare in una categoria come la Air 2, magari anche no. E visto che attualmente non c'è neanche la possibilità di prendere separatamente queste maledette batterie Pro che ci abbassano il peso, perché comunque ci sono a livello pubblicitario nel sito FIMI, ma a livello di acquisto non ci sono, non lo so. Adesso aspettiamo aprile, quando arriverà il 6 aprile, momento in cui verrà, diciamo, reso disponibile l'acquisto direttamente dallo store di FIMI, vedremo lì come sarà il prezzo e come sarà appunto il discorso batterie. Io è per questo che non l'ho ancora prenotato su Banggood, perché voglio capire bene come si svolgerà la cosa, cioè, e perché FIMI ha fatto questo discorso, non me lo riesco proprio a spiegare. Cioè, un conto se mi dicevi, cavolo, con queste batterie stiamo sopra i 250 grammi, però abbiamo, che ne so, 40 minuti di autonomia, con queste siamo sotto i 250 grammi ma abbiamo 20 minuti di autonomia, potevo capire, aveva un po' di senso la cosa, soprattutto per le nazioni in cui non c'è un discorso di droni sotto i 249 grammi. Quindi ragazzi, non lo so, adesso pian piano scopriremo tutto, magari capiremo il perché, per come, di questo, diciamo, discorso di marketing da parte di FIMI, ma attualmente proprio non lo capisco. E ripeto, secondo me FIMI attualmente con questo FIMI X8 Mini è partita davvero male, deve ancora arrivare sul mercato e già, secondo me, sta già arrancando. Comunque ragazzi, sono solo le mie opinioni, lasciatemi nei commenti le vostre, e se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, anteprime, stampe 3D, mi raccomando, seguitemi lì. Se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao.